Questa è la mia nuova postazione registrazione, è la mia nuova postazione per i video, chiamiamoli chiacchiericci, dove appunto vi mostro le cose che acquisto. Fatemi sapere cosa ne pensate e non so, ditemi, suggeritemi voi, perché di solito, voi sapete, io registro in cucina le ricette, come è giusto che sia, e solitamente i video chiacchierici o sono sul mio letto oppure sono seduta al divano. Diciamo che come postazione non mi entusiasmavano particolarmente, dato che la maggior parte del mio tempo io lo trascorro a questa scrivania ormai da decenni e qui c'è tutta la mia vita, c'è la musica. Infatti qui ci sono tutti i miei CD, e poi c'è l'autografo di Eros, c'è il televisore, c'è il mio fidato computer, le mie agende, i miei giochi PC, e sì, anche i DVD. Insomma, diciamo che da oggi in poi i miei video registrati, parlati, saranno registrati qui, con questo sfondo. Fatemi sapere cosa ne pensate. Ciao a tutti e bentornati sul canale. In questo video vi mostro tutti gli acquisti fatti a Milano. Sono appena rientrata da un weekend di shopping e sono stata nel centro commerciale Il Centro di Arese e ho approfittato per fare appunto tanti piccoli acquisti. E ho cominciato comprando delle cose per la casa e anche un po' di abbigliamento. Ho acquistato delle cose anche da alcuni negozi qui a Bari e da internet. Ho acquistato anche su Wish. Partiamo proprio dalle cose per la casa. L'ho già aperto. Si tratta della griglia della Decora. Io ho trovato questa qui e l'ho aperta. È la griglia tagliapasta per crostata. L'ho pagata 14,80 euro. So che si trova anche di altre marche tipo Tescoma. Ho acquistato invece online dal sito Wish dei filtri per il tè e le tisane. E ho preso questi. Hanno appunto il filtro. È la parte in gomma, in silicone, si riempie il filtrino, si richiude e si lascia di infusione nella tazza. E poi lo si poggia, quando ha finito la sua operazione, la si poggia su questo piccolo centrino. Ne ho preso uno giallo ed uno verde. Li ho pagati 1 euro l'uno più 1 euro la spedizione, quindi li ho pagati 4 euro. Per quanto invece riguarda sempre gli acquisti fatti per la casa, nel negozio Casa, nel centro commerciale Arese, ho preso un ring in questo colore giallo molto primaverile e l'ho pagato 6,99. E sempre dallo stesso negozio ho acquistato questi due cucchiaini, sono di quelli lunghi. Sono carini anche per fare le fotografie. Sono in plastica rigida, lavabile credo anche in lavastoviglie, vediamo. Lavabile in lavastoviglie, è un prodotto ad uso alimentare e li ho pagati 59 centesimi l'uno. Sempre nel centro commerciale di Arese ho trovato da Zara. Non so se si vede bene questa maglia e dietro alla cerniera e l'ho pagata 17,95 in pizzo, bella elegante, sobria.
quei due bustoni della fotografia di copertina contengono esattamente le cose che vi sto per mostrare. Come diciamo, un prodotto che per la casa, più che altro è decorativo, ho preso due set di luci. Questi qui sono da 40 LED e sono colorati di vari colori. 40 luci LED multicolore, funziona a batterie, ovviamente batterie non incluse, tipo di batterie AA. Ci vogliono tre batterie AA. Ed è solo per ambienti interni e non è per uso esterno. In pratica farò quello che ho fatto per la stella qui dietro. Eccola qui. L'ho decorata con le lampadine sempre a LED, però sono a lucine bianche quelle. E proverò ad aggiungere queste o comunque a sostituire quelle con queste perché queste sono colorate. La stella è bianca, quindi con le lucine colorate. Vedremo che colore hanno oltretutto. E costano appunto 3 euro l'uno. Questi elastici, i famosi elastici che non lasciano il segno, sono in tre colori, trasparente, marrone e nero. Sono 2, 4, 6, 8, 10, 12 elastici, 1,50 euro. Sì, infatti il pacco è da 12. Non li ho mai provati, ora vediamo come sono. Io intanto di elastici ne consumo tanti. Un mega pacco di dischetti per struccarsi, e questo è da 100 dischi e costa 2 euro. Dischetti struccanti ovali, contiene circa 100 dischetti in cotone 100%. Questi dischetti lasciano pochissimi pelucchi e sono adatti alla maggior parte degli usi cosmetici. Questo prodotto è realizzato in fibre naturali, può contenere piccoli pezzi di semi, baccelli o steli di cotone. E poi invece abbiamo comprato un souvenir, un regalino per una nostra amichetta. Questo è il personaggio Poppy del cartoon Trolls. Ho trovato poi degli strofinacci, dei canovacci. Questo è tutto a pois rosso e bianco e nella parte finale ha la scritta O crepes e termina con questo merletto. Poi invece ci sono coppie di strofinacci sempre in cotone 100%, però questi sono in spugna di cotone. Infatti sono in spugna e qui non ci sono le etichette perché non entravano in valigia, erano troppo pesanti, li ho dovuti spacchettare, c'erano i cartoni in mezzo. Uno è tutto bianco con questi pompon finali in giallo senape. E c'è scritto Good Food, Good People, Good Memories. Mentre l'altro è con questa fantasia. Il primo strofinaccio da solo, singolo, quello con la scritta O crepe, è costato 2 euro. Mentre gli strofinacci questi in coppia sono costati 2 euro la coppia. Anche questo è tutto rosa in spugna con questo decoro e questi pompon gialli. E l'altro, quello in coppia, lasciano un sacco di pelucchi, è tutto colorato così. Questo è il reparto, diciamo, casa barra cosmetica di Primark. Invece, per quanto riguarda l'abbigliamento, ho trovato conveniente prendere questi calzini. È una confezione da 5, sono 5 calzini e sono questi qua. Sì, costano 3,50 euro. Sono calzini di cotone classici. Una canotta semplicissima bianca, ma che sul davanti ha tutto questo scritto. Vediamo se si legge. Sì, ok, si legge. Ed è carino perché ha anche l'emoticon, ha tanti simbolini ed è costato 3 euro. Sempre abbigliamento, però nel reparto intimo, diciamo, pigiami, ho preso questo pantalone, è lungo, che ha il fiocchetto sul davanti, la culisse, e le tasche. Sulle tasche c'è questo ricamino e il pantalone è costato 8 euro. Sì, un po' caro, forse è la nuova collezione, non lo so, però diciamo che per lo standard di Primark, sì, effettivamente questo è costato un po' tanto.
una gonna, anzi una minigonna perché è corta, tutta nera con le stelline, ha le tasche laterali sul davanti e una culisse. Non si tira, però crea il fiocco sul davanti qui. Semplice anche questa, e questa costa 6 euro. E infine, come in abbigliamento, un'altra gonna lunga con la molla in vita, le piegoline come si usano adesso, ed è molto lunga. È in questo rosa antico, è un po' lucida, è in satin, almeno satin c'è scritto, ora non so se satin sia proprio il suo tessuto. E questa costa 14 euro. Ultimi due oggetti invece acquistati nel reparto abbigliamento e l'altro invece oggettistica. Ho trovato questa borsetta che ha una tracollina, non l'ho ancora aperta. Lo posso fare subito. Ha questa tracolla regolabile con il cursore che appunto sale e scende, e all'interno è così, è molto piccola, però diciamo che ci entra il cellulare e qualche spiccio. È simpatica, mi è piaciuto il colore, assomiglia molto a una nuova versione del portafoglio di Victoria's Secret che ho visto sempre lì nel centro ad Arese, e questa invece costa 4 euro. E mentre quella borsa di Victoria's Secret, no, borsa, il portafoglio costava 70, giù di lì. Mi è piaciuto il colore, richiamava molto i colori del mio sito internet, e infatti notate il vaso che ho creato con i fiori. Ci sono i tulipani bianchi, i tulipani rosa e questo tulipano, vedete, ma non ci stavo pensando più perché l'avevo già sistemato qui dentro, ma gli ho lasciato anche il cartellino. Questo tulipano, tutti i tulipani sono finti, quelli bianchi sono in tessuto e anche quelli rosa. Mentre questo qui, questo giallo, è il lattice, è fatto benissimo. E anche questo l'ho comprato dal negozio Casa, il primo negozio praticamente dove sono entrata, e costa 2,99 euro. È un po' caro, diciamo, come prezzo per un unico fiore, però per il materiale con cui è fatto sembra vero il fiore, infatti anche le foglie sono morbide. E infine, ultimo, davvero ultimo pezzo acquistato da Primark, ho preso un'agenda, anche questa dello stesso colore del sito, e con la molla tipo la Moleskine, e all'interno è a jeans nella prima parte e nell'ultima, e poi al suo interno è a righe. Io non so se si vedono le righe, ma comunque è un quaderno a righe normalissimo. Io di agende ne uso tantissime, infatti questa è un'altra agenda qui. C'è l'agenda settimanale di Tiger, insomma, di ogni. L'agenda è costata 2,50 euro. Stop, finito, non ho comprato più niente. Per quanto invece riguarda la camera da letto, ho acquistato una parure con il copripiumino e le due federe. Il colore è questo qui. È tutto colorato e poi c'è anche la parte interna. Magari vi faccio vedere la federa che è identica, soltanto che è più piccola. Questa è la parte, è una prima parte, e poi c'è la parte di dietro, perché anche questi sono double face. Anche di questo ho dovuto rimuovere le etichette e i cartoni perché pesavano troppo, e questo era uno di quelli che costava 20 euro. Ce ne sono tantissimi lì in negozio, diciamo a partire da questo è matrimoniale, quindi 20 euro perché quelli singoli costano un po' meno, a partire dai 20 euro a salire fino a 30. Ce n'era uno molto bello che costava 30 euro, grigio con un decoro
stilizzato, però era ancora più pesante di quello perché forse il cotone era un po' più doppio e ho pensato che forse non era il caso di prendere proprio quello perché appunto in valigia avevo poco spazio. Mentre da H&M ho trovato questo grembiule da cucina che ha tutta la fascia che si lega in vita e poi la particolarità è nella parte sottostante è corto, ha le stelle e penso che sia quello della collezione natalizia. Costava 9,99 e io l'ho pagato 3. Sempre della collezione natalizia ho preso una federa da cuscino, che è questa qui con la scritta Merry and Bright, che costava 4,99 e io l'ho pagata 1 euro. Da 9,99, questi 2, 7, 2,99, sì, due. Sono due sempre federe da cuscino, sono tutte 50x50, quindi cuscini grandi da arredamento. Una federa è così e l'altra invece così. Da 9,99 l'una, le ho pagate 3 euro l'una. Infine, come acquisto milanese, sono stata da Lush e ho preso il sapone. Questo è il sapone che dà di vaniglia, miele, caramello. Sfregalo sulla pelle bagnata, poi risciacqua con cura. Non si mangia il sapone, ma questo è consigliato su tutte le confezioni di Lush perché hanno questi profumi molto dolci. Io ho preso questo qui che ha la parte superiore come se fosse un alveare. Profumo è fantastico, è molto dolce, diciamo che vi deve proprio piacere. E poi la signorina mi ha dato un campioncino e mi ha messo un po' di crema qui dentro, al cocco e cioccolato bianco. Molto delicata come profumazione, è una crema per il corpo. Questo sapone pesa, qua, pesa 108 grammi e è venuto 6,37, in quanto questo sapone costa 5,90 letto. E questi sono tutti i miei acquisti del mio shopping milanese. Il mio video termina qui. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti per non perdervi i prossimi video. Andate qui giù. Questi sono i miei canali social. Trovate tutto scritto nell'info box. Mi raccomando, continuate a seguirmi. Ciao e alla prossima!